Salve a tutti, salve, salve. Questo è il libro di cui vi parlo oggi, Deviazioni Standard. È un libro strano, è uscito un po' di anni fa, io l'ho trovato, ed è un certo Carl Taro Greenfeld. Chi è questo tizio qua? Questo qua è un americano, madre giapponese, padre californiano, che negli anni 80 e 90 ha vissuto quella che è stato un po' il boom delle tigri asiatiche. Negli 80 e 90 c'era questa enorme crescita di questi paesi asiatici, e accanto a questi paesi asiatici c'era una marea di persone, di giovani californiani, ma americani, inglesi, eccetera, che perdevano, direi, il loro tempo saltando da un posto all'altro in Asia, persone ricche, che o ricche di famiglia oppure che guadagnavano i soldi con questi nuovi business, e che passavano con facilità da Tokyo a Giacarta, all'India, facevano dei salti anche a Kathmandu, naturalmente in Thailandia, eccetera. E queste persone in qualche modo passavano la loro vita tra soldi, tra i lussi e i vizi della ricchezza, quindi si parla molto della droga che circolava in abbondanza in queste persone, si parla di sesso, di prostituzione estremamente, e direi quasi di gran vita. C'è un capitolo che si chiama La gran vita, però io mi sembra di vedere dentro anche la noia in questa cosa. Tutta questa frenesia di questi giovani del tempo, anche non giovanissimi, poi è finita, come è finito il boom dell'Asia di quel periodo lì, e in qualche modo si sono un po' ritirati, sono un po' spariti dalla circolazione. Leggo qua dietro, nella parte di dietro: se continui a vorticare, se non smetti di ballare, allora sarai giovane, bello e intelligente per sempre. Ecco, questo si può anche prendere come una frase simbolo di questa generazione, di questa gioventù. Allora, l'autore, che è stato parte di questa vita, ci ritorna più avanti, in anni successivi, per cercare di capire che fine hanno fatto questi giovani. Non so se ci riesca, non mi sembra che ci sia francamente riuscito, però riesce bene a descrivere la caduta, la fine di questa frenesia, no? Tutte queste persone che appunto se ne andavano di qua e di là. Non so se dire che è un bel romanzo, un brutto romanzo. Che cos'è innanzitutto, giustamente? Non è un romanzo, lo è, ma è un romanzo che mescola un po' di storie di altre persone, mescola aspetti di tipo saggistico, racconti in prima persona, racconti in seconda, in terza persona, quindi insomma è così, non ha una forte unitarietà, però alla fine ci fa capire insomma come è andata a finire questa avventura, che è finita senz'altro, no? Il grande boom è seguito allo boom, ricordate le tigri asiatiche, dove veramente l'Occidente si sentiva quasi minacciato da questa esistenza. Ebbene, questo libro la racconta da un punto di vista un po' particolare, naturalmente, dall'interno di uno dei protagonisti. Attualmente il protagonista, leggo qua adesso, vive a Hong Kong, ha 38 anni, quindi aveva intorno a poco più di 20 anni in quel periodo qua, vive a Hong Kong e è vice direttore di Time Asia, e quindi è un giornalista oltre che essere uno scrittore. Ha scritto altri libri, leggo qua, ma non che io non ho letto, non conosco, e probabilmente non mi comprerò. Buona lettura.